Montecchio è un grosso centro posto in una zona pianeggiante a destra del torrente Enza. Proprio il torrente è l'elemento caratterizzante di un paesaggio naturale che offre un patrimonio floristico e faunistico vario ed interessante. Il tratto è particolarmente suggestivo per la visione del ponte sull'Enza, la cui costruzione durò ben 4 anni e fu completata nel 1897. Completamente in muratura, il ponte presenta 11 arcate e unisce la provincia reggiana con quella di Parma. Il centro storico conserva numerosi elementi medievali e rinascimentali. Stradine strette, case contigue, ville signorili e persino case torri. Centro del paese è Piazza Repubblica, su cui si affacciano il municipio, la chiesa della Madonna del Popolo, il porticato con 13 arcate e proprio al centro della piazza il monumento ai caduti. La Rocca rappresenta la principale presenza architettonica di Montecchio. Di proprietà comunale, è attualmente sede di attività sociali e culturali, tra le quali la biblioteca, la sala consiliare e una sala mostre. All'interno, grande interesse rivestono la Torre dei Gravi, l'orologio settecentesco e gli insediamenti a scopi didattici di macchine semplici, quali il pendolo di Foucault. La salita alla torre consente di ammirare dall'alto dei suoi 30 metri di altezza il paesaggio circostante e il colorato e suggestivo panorama dei tetti di Montecchio. Quali sono i tuoi cartoni animati preferiti? I Puffi. I Puffi perché fanno divertire. Il cartone più bello è Spiri Gonzales. A me Topo Gigio perché non ci sono delle cattiverie, non bisogna lottare. La carica del centurno. La tartaruga ninja e il robot. Io non ne guardo perché mi piacciono di più i film dei cartoni animati. Scappate di dire. Le tartarughe ninja e poi... No. A me mi piacciono di più i film. Non mi piace, no. Perché? Perché adesso sono grande. A me mi piacciono un po' di più i compiti. William Catellani vive a Montecchio, dove è nato nel 1920. La voglia di dipingere si è manifestata fin da piccolo, quando, subito dopo le elementari, lavorava come garzone e la sera frequentava una scuola di disegno diretta da Armando Giuffredi, il famoso scultore e medagliista. Nel 1948 si è iscritto all'Accademia di Belle Arti a Bologna ed è stato allievo di Giorgio Morandi per l'incisione, la materia che lo ha sempre interessato maggiormente. Nei primi anni 50 ha cominciato il lavoro di insegnante di disegno, nelle scuole medie di Castelnuovo Monti prima, Montecchio, Scandiano, San Polo e Correggio poi. La scuola lo ha interessato soprattutto per il rapporto con gli studenti. È sempre stato, e lo è tuttora, un accanito sostenitore delle capacità, non solo creative o artistiche, dei giovani, che ha sempre cercato di incoraggiare. Nel programma scolastico, ricorda il maestro Catellani, c'erano poche ore. Così chiamavo i ragazzi e le ragazze anche il pomeriggio e si poteva lavorare più tranquilli. L'unica frazione del comune di Montecchio,
distante circa 2 chilometri, è Villa Aiola, ricca di insediamenti prevalentemente agricoli e zona tipica per la produzione del parmigiano reggiano. L'intera frazione festeggia il suo patrono, San Giuseppe Artigiano, il 1° maggio. E nonostante Villa Aiola conti appena 450 abitanti, il 1° maggio aiolese è una festa di risonanza regionale. In questa giornata si può assistere a una rivalutazione del mondo contadino come in una giornata all'antica. L'evento protagonista della festa è la cottura di una forma di formaggio parmigiano reggiano eseguita al fuoco di legna nel 700° casello. Come si vede dall'immagine, noi abbiamo vuotato il latte in caldaia, nella caldaia del pentolone di rame, chiamata caldaia, e siamo andati sul fuoco, abbiamo aggiunto lo siero innesto e abbiamo portato il latte a una temperatura di 27 gradi rumor, 35 centigradi. Siamo venuti giù dal fuoco, abbiamo aggiunto il caglio. Il caglio è una sostanza ricavata dallo stomaco di vitello da latte per avere il coagulo di tutta la massa del latte. Adesso abbiamo aggiunto il caglio e abbiamo il tempo di 14-15 minuti per il coagulo della massa del latte. Poi con lo spino taglieremo la cagliata a pezzettini per portarla grosso come un chicco di grano turco o fagiolino, come sia. Poi torniamo sul fuoco e la portiamo a una temperatura di 55 gradi centigradi, 44-45 gradi rumore. Qui è finita la cottura. Verremo giù dal fuoco ancora e attenderemo che la massa casearia si abbuchi in fondo alla caldaia per poterla tirarla su con la palla e per metterla nello stampo. Ma la mettiamo nella passera e lo stampo in legno sullo spessore per formare questa massa casearia in forma cilindrica, come si vede il formaggio a grana è di forma cilindrica. Fra 2 o 3 giorni questa forma andrà in sale e verrà la salatura, che viene fatta in acqua satura di sale in 15-20 giorni dato il peso della forma, e poi va in magazzino per la stagionatura. Durante la manifestazione vengono presentati vari aspetti della vita sociale della Valdenza. Tra questi, di notevole interesse, soprattutto per i più giovani, è la presentazione di vecchi mestieri artigianali. Le mani callose e sapienti di esperti artigiani si muovono con rara maestria e precisione, contrastando in modo violento con le sofisticate tecnologie alle quali siamo ormai abituati. Forse è proprio la semplicità di questi gesti che colpisce l'attenzione dei tanti visitatori. La riscoperta delle piccole cose, degli antichi valori ormai dimenticati, tipici della vita contadina.
Altro momento caratteristico all'interno della festa del primo maggio a Iolese è la sfilata dei carri del San Martin. Con l'espressione dialettale Fair San Martin si intendeva e si intende tuttora lo spostamento di una famiglia con tutto il suo corredo da una casa all'altra, che di norma, soprattutto per le famiglie contadine del Reggiano, avveniva l'11 novembre, appunto il giorno di San Martino. Le operazioni di trasloco potevano avere inizio anche qualche giorno prima dell'11 novembre, ma si trattava sempre di poche cose. Il vero e proprio San Martin doveva avvenire nel suo giorno, ed era una specie di corteo di carri sui quali erano stati caricati arredi, attrezzi, vettovaglie e oggetti di ogni genere. Completano la manifestazione una serie di mostre, tra cui quella del modellismo, dei vecchi trattori e ogni altro argomento possa inserirsi in un contesto agricolo del passato. Meta obbligata è la visita al Museo Etnologico La Barchessa, museo della civiltà contadina e artigiana della Valdenza, che sorge a 1 chilometro di distanza dal centro di Aiola. Qui vengono custoditi circa 2000 pezzi, che testimoniano l'attività agricola della zona e presentano al piano inferiore riproduzioni di ambienti tipici della casa rurale, la cucina con la sala da pranzo, la stalla, la cantina. Inoltre, il visitatore troverà in mostra le botteghe artigiane del fabbro, del sellaio, del falegname e altri che il contadino era solito frequentare per la costruzione e riparazione dei carri e birocci, cancelli e inferriate, cordami, botti, mastelli e tantissime altre attrezzature inerenti al mondo rurale. La raccolta di attrezzature agricole della Barchessa, meta di tante scolaresche da tutta Italia, può essere visitata previo appuntamento da richiedersi in zona.